ragazzi, ci troviamo allo stand Asus per vedere uno dei prodotti più innovativi del Mobile World Congress, e si tratta del Asus Transformer Pad Infinity Series, un tablet che si contraddistingue per avere un display con diagonale 10.1 pollici e una risoluzione Full HD 1920x1200, veramente uno schermo eccezionale. È un display di tipo IPS Plus, che offre dei colori veramente eccezionali e un livello di luminosità di 600 nits, veramente un display che lascia bocca aperta. Vediamo anche gli angoli di visuale, eccezionale, perché veramente quasi 360 gradi, veramente. Tra poco riusciamo a vederlo anche da dietro, e già che ci siamo vediamo anche la cover posteriore con il logo Asus, è un disegno che abbiamo già visto sul Asus Prime. Vediamo qui in alto la videocamera per registrare anche in Full HD da 8 megapixel con flash ovviamente, e poi qui sulla parte frontale c'è anche la fotocamera da 2 megapixel. E abbiamo uno schermo con un tipo di schermo Gorilla Glass 2, quindi veramente super resistente, un nuovo tipo di Gorilla Glass. E notate anche la tastiera classica delle soluzioni Transformer, tastiera che ovviamente ha anche una batteria incorporata, attaccandolo allo slate lo ricaricherà. Qui c'è una porta USB, facciamo vedere i tasti. Non sappiamo se verrà venduto a parte, tablet a parte, e opzionalmente anche la tastiera. Comunque si stacca attraverso questo meccanismo, se siete familiari con il Transformer lo conoscerete già. E qui il tablet, che devo dire è veramente molto leggero. Qui troviamo una porta per suppongo le micro SD, e questa dovrebbe essere l'uscita HDMI. Il corpo in alluminio, e sotto la scocca abbiamo un processore Tegra 3 quad core a 1,6 GHz, un giga di RAM, di memoria RAM, e soluzioni saranno per lo storage interno da 16, 32 e 64 giga. E il tablet sarà in versione Wi-Fi e 3G, e ci sarà anche una versione 4G LTE che non sappiamo se effettivamente arriverà sul mercato europeo. E il sistema operativo è Android Ice Cream Sandwich 4.0, con qualche livello di personalizzazione, come per esempio qualche widget, come vediamo, per i processi, gestione dei processi. Giusto, ice cream sandwich, adesso i widget sono qui sopra, e l'orologio e qualcosina, qualche altra widget personalizzato. Vediamo, già che ci siamo, il display è Full HD, e andiamo a riprodurre un demo. Questo non va. Facciamo vedere il shadow. Ah, ecco, facciamo vedere shadow gun. Shadow gun in HD. I suggest a
sono in posizione un po' scomoda per giocare. Comunque, vedete, grafica super definita, super definita, è pazzesco. Ok, il browser web, eh? Facciamo vedere il browser. È andato un po' in palla. È andato in palla? Sì. Benissimo. Vedi, sì. Direi di chiudere qui prima che esploda il tablet. Anzi, lo rimetto a posto, io non l'ho mai toccato. Bene, con questo è tutto. Luca Android di AndroidGeek.it, un saluto. Ciao ciao. Ciao, ciao.